trovati due cadaveri a Pomenza intorno alle 12 di oggi all'interno di una cabina di energia elettrica. A fare la macabra scoperta i carabinieri della locale caserma a seguito di una segnalazione anonima. I militari ancora sul luogo stanno attendendo di mettere in sicurezza la zona per permettere al medico legale e alla scientifica di operare dentro la cabina situata nella parte esterna dello stabilimento ex Mirage sulla via Pontina Vecchia, dismesso da oltre 5 anni. Secondo le prime analisi sommarie dei carabinieri di Pomezia coadiuvati dai militari di Frascati, i corpi in uno stato di decomposizione avanzato dovrebbero essere di due uomini, probabilmente ladri di rame, folgorati dalla corrente, corrente ancora attiva. Solo dopo lo stacco dell'energia elettrica gli uomini delle forze dell'ordine potranno entrare per disporre le verifiche necessarie al fine di ricostruire la vicenda.